Ed ecco la coppia della Bielorussia, Lubov Bakirova, Mikhalay Kamianchuk. Loro gareggiano insieme dal 2009 e sono una coppia anche giovanissima. Sono i campioni nazionali. Doppio Lutz Twist. Solo doppio Salkov per lei. Invece ottimo il triplo sacco lanciato. Scende il lift, hai niente da fare. Bisogna andare a controllare quante rotazioni ci sono state, almeno per darle un livello, il minimo livello, sennò risulterebbe un zero. No. Ecco, un per non ora level, è zero, infatti. Infatti, perché non ci sono state abbastanza rotazioni in posizione. Perché ricordiamo che ci sono delle rotazioni minime per dare un livello a degli elementi come delle trotole o come nei sollevamenti. Sì, perché sennò nel programma era stato anche costruito bene con questa musica tipica tradizionale russa, però continuiamo ovviamente a notare che c'è stato il livello zero sul sollevamento, come era successo proprio per gli atleti della Gran Bretagna che abbiamo visto prima. Sì, qui è diversa la storia, qui proprio non è salito, poi ha dovuto scendere perché non era in equilibrio, non c'è riuscito, proprio non è riuscito a tenerla su. Poi con l'errore nel doppio salto, sono due parallelo. Errori pesanti, sì. Nonostante comunque sia una coppia che ci mette della grinta, ci mette della potenza, anche dell'energia, per cui è veramente molto piacevole. Nel caso avessero fatto comunque tutti gli elementi in maniera corretta, sarebbero stati... Sì, anche loro una scelta musicale diciamo già collaudata. Facile. Sì, facile. Come dicevi, poi alla fine si va a sopperire con questa scelta sulla capacità espressiva. Ecco, è una coppia dalle caratteristiche diverse da quella che abbiamo visto prima, più briosa, più frizzante, ci è piaciuta, più anche potente. C'è già tenuto belli svegli, però peccato perché il corto comunque la prima cosa da fare sono proprio gli elementi tecnici e... quando vanno via quelli. Rispetto anche alla coppia austriaca, comunque qui hanno presentato un triplo salto in parallelo, poi lei purtroppo ha sbagliato e l'ha eseguito esclusivamente doppio, sennò anche il salto lanciato, questo era un ottimo triplo. Vediamo il sollevamento, ce l'aveva su, perché lui voleva fare il cambio di rotazione, vedi? Ed è sceso. Voleva ruotare in un senso e poi cambiare e ruotare nell'altro senso. E lì si creano delle forze che veramente sono difficili da gestire quando la donna esce dall'equilibrio, diciamo. Sì, perché quando tu inizi a girare, anche la donna inizia a girare, se non riesce a gestirla. Si trasporta fuori, non riesce a gestirla. Non è riuscito a seguire la rotazione della donna, per cui le è scappata di mano, tra virgolette.
Il confronto Berton Pedrazzini è fantastico, io vi farei vedere anche la mimica, perché io che sono qui posso anche vedere, avere un supporto mimico di qual è l'errore che gestiamo. Insomma, noi amiamo questo sport, io spero che a casa arrivi anche questa nostra passione di quanto ci piace star qui a guardarlo, a commentarlo. Loro lo hanno fatto e lo fanno quotidianamente come allenatori, io ho il piacere e la fortuna di seguirlo da commentatrice tecnica, uno sport che veramente si fa amare, non può che non essere così. Allora aspettiamo il punteggio per i bielorussi, che sono gli ultimi di questo gruppo, mentre stiamo vedendo Franca Bianconi che inizia a prepararsi ovviamente per raggiungere la sua coppia. Ed eccolo il punteggio, 39-06, davvero bassissimo questo punteggio per loro, e dunque però riescono a rimanere in gara perché sono settimi e allora sono nella qualifica per ora. Franca, noi ti lasciamo andare. Vado. Cosa si dice? In bocca al lupo? Niente. Non si dice nulla. In bocca al lupo.